Salve di nuovo ragazzi e benvenuti alla quarta parte di Rosso Fuoco. Allora, ci eravamo fermati qua, sul Monte Luna, e adesso dobbiamo proseguire. Vediamo, diventare un bel repellente. Ok, come al solito velocizziamo le lotte perché sennò viene notte. Revitalizzante. Mettiamo per primo dai Charmeleon. No, anzi no. Lascio così. Charmeleon. Battuto. Ok, finito l'effetto, ne rimettiamo un altro, direi. Adesso metto davanti Pikachu. Così, tanto per fare. Qui c'è una pietra luna nascosta, la seconda, per dire. Pozione. Le ho finite, però vabbè, adesso prenderemo le super pozioni. Qui c'è uno scienziato da battere. Oddio, avvelenato. Voltorb. E ciao ciao. Allora, giustamente io prendo il Domo Fossile e lui si prende l'Helix Fossile, perché mi piace più che avuto. Oddio, dove vado? No, di lui. Un altro antidoto, che bello. Ok, questi sono due move tutor, mega calcio e mega pugno rispettivamente, a destra e a sinistra. Mega pugno a Pikachu e mega calcio a Charmeleon. Sì, che lo voglio insegnare. Ok, Baccalampon. Adesso Boato. Esatto. E siamo Celestopoli. Cioè, siamo quasi Celestopoli, eh. Lasciamo la squadra così. Celestopoli. Curarsi veloce. Veloce. Ok, qui c'è un piccolo segretuccio per chi non l'ha ancora scoperto, ovvero caramella rara nascosta. Allora,
Allora, qui c'è il rivale, quindi lasciamo Pikachu perché il primo è Pidgeotto. Sì, insomma, comincia a vantarsi un po' tanto. Facciamogli il culo dai ragazzi, così la pianta. Fuori uno. Oddio, però qui c'è Iperzanna. Cambiamo. Abra. Quindi un mega calcio lo fa fuori. E vai. Uno shock. Attacco rapido. Ciao ciao. Va bene, però adesso te ne vai, grazie. Oh cazzo, è ritornato. Vabbè, ci dà il Poké VIP. Uno strumento da stalker, se devo dire la tutta. Neanche a me frega niente della gente, tranquillo. Gary, o sfigato come ti ho chiamato io. No, aspetta, l'ho chiamato Nabu. Che cavolo dico? Ok, il primo è un pigliamosche, quindi perché non mettere Charmeleon? Ok, battuto, dai. Ormai ci siamo. Ecco. Appunto come dicevo. Queste lotte, queste lotte rompono, vero? Però ragazzi, se non le faccio resto debole. E sarebbe un guaio perché devo allenare Pikachu perché c'è Misty fra poco. Speriamo di bene. Ok, altro battuto. Contro di lui vogliamo andare Nidorino, dove sei? No, l'info. Vabbè. Avvelenato. Che culo. Di nuovo Pikachu. Ah, è un recluta. Bello. Però peccato, se entrassimo nel suo team saremmo degli ottimi capi. Infatti l'ha detto anche lui. No, aspetta, attacco rapido, ok. Muori. Ho detto muori. Bene. Di nuovo al centro medico. Allora, vediamo. Lì c'è uno strumento. Ah, attrazione, ok. Mossa che venderò di sicuro. Qui ci vuole Nidorino perché Pikachu non ha effetto, siamo su Geodude. Ah, anche Machop. Vabbè. Praticamente sono quelli, Machop e Geodude. E raramente Onix e Rayearn. Insomma, tipi roccia. Veleno spina, forse fumo sguardo, che è sempre utile. Cioè, almeno sempre più utile il fumo sguardo. Bacca pesca.
altro avventuriero. Wow. Di nuovo Pikachu, che questi sono bulli, quindi ne approfitto un po'. Schianto. Sì, dai, non voglio cancellare niente. Per adesso no. Oh, non ho pozioni. Mannaggia. Cacchio. Vabbè. Charmeleon. Peccata. Ancora peccata. Yeah. Ma che geniazzo che è Nidorino. Vabbè. È stato il mio comando. Ok, battuto. Anche lui. Baccarancia nascosta. Beh, no, c'è il segnetto lì. Mica nascosta. No, muro di fumo, assolutamente no. Baccamora. Ok, questo dovrebbe essere l'ultimo, se non sbaglio. Perché ho dato graffio? Oh beh. Ah ok, non sono... Pensavo fosse un altro tipo di allenatore, tipo coppia innamorati, come quelli di Smeraldo. Ok, ora Clefairy torna a Bill e ci darà il biglietto della nave, quella ancorata a Aranciopoli, ecco. Adesso ci toccherebbe fare la palestra, ma io sono 13 minuti e niente, la parte termina qui. Vi rimando alla prossima, quindi ciao da Master Typhlosion.